Lei è una scrittrice che parla, tratteggia soprattutto i paesaggi interiori. La Sardegna è soltanto uno sfondo alla sua problematica interiore, che è molto, molto complessa e addirittura caotica. Pensate che io stamattina mi trovavo a leggere una frase di Nietzsche che dice, e che io mi sono messo un po' come epigrafe a quello che stavo dicendo. Dice, ciascuno deve organizzare, e la vita questo facciamo, ciascuno deve organizzare il caos che ha dentro di sé. Noi abbiamo un caos, e la nostra vita, attraverso l'esperienza, attraverso la ragione, eccetera, non è altro che un tentativo di organizzare e rendere possibile la vita. E la sua vita è stata una vita complessa, che nella prima parte risente dell'ambiente chiuso della Sardegna, divisa tra un mondo antico, un mondo molto rigido, molto fatto di leggi ferree e non facilmente superabili, e questo mondo interiore che preme dentro di sé, appunto, che a un certo punto decide di sposarsi e di trasferirsi a Roma, pensando che a Roma riuscirà a risolvere i suoi problemi, ma i problemi non li risolviamo mai, anche se da qui ce ne andiamo in America, in Australia, ci portiamo dentro noi stessi e quindi ci